Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. È soprannominato affettuosamente il gommone, e beh, il motivo è sotto gli occhi di tutti. Torres! Un gol capolavoro! Un gol bellissimo! Bellissimo, di gran classe! Non sapevano più come affrontarlo, li ha ubriacati tutti. La Juventus comincia malissimo la gara. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Buono lo stop e il tiro di prima intenzione, purtroppo non ha trovato il gol. Cristiano Ronaldo è andato subito al tiro. Lasciargli questa libertà però significa correre un rischio enorme. Alaba. E passa. Scodella in avanti. Qui può partire il contropiede. Iniesta scatta verso il pallone. Gerrard. Vieira. Gerrard. Del Piero. Messi. Da lì può segnare. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Messi decide di battere corto. Bella palla, deve approfittarne. Fernando Torres. Cruyff, buona opportunità. Ora Del Piero. Cristiano Ronaldo. La gioca in profondità. Palla filtrante per Messi. Occhio alla conclusione. Palla a Vieira. Grande intervento, vale come un gol. Calcio di punizione per la Juventus. Del Piero si prepara a battere a rete. Questa è la posizione ideale per sfruttare al meglio le sue doti sui calci piazzati. Messi! Cerca lo spunto. La palla entra in aria. Ci mette una pezza. Riceve il passaggio. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Troppi giocatori in area. Non c'era abbastanza spazio per tirare. Gioca una palla lunga. Riceve la palla. Ecco il tiro. Parata di Čech. Che salvataggio da parte del portiere! Il portiere è riuscito a rimediare ad un suo errore. Messi. Vieira. Ora Del Piero. C'è il tiro! E il pallone finisce in rete. E la Juventus pareggia. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Iniesta! Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Prova a verticalizzare. Sulla fascia, è libero. Del Piero! Conclusione! Tiro davvero da dimenticare. Si è mosso. Buona dose di equilibrio in campo, un match che può cambiare da un momento all'altro. Vieira. Alaba. Vieira. Messi. Messi. Prova a giocarla in profondità. Nello spazio per Del Piero.
cerca di pescare il compagno col filtrante. Arriva Cristiano Ronaldo. Del Piero cerca di sfruttare gli spazi laterali. Ora Del Piero. Del Piero. Bell'intervento difensivo. Messi. Gerrard. Vieira. Iniesta. Pericolo in area. Può tentare la conclusione. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Errore che potrebbe metterli nei guai. Gerrard. Ora Del Piero. Cristiano Ronaldo. Nedved. Nedved ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Squadre nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte. Gara ancora in perfetto equilibrio. Termina così il primo tempo. È stata una partita con continui capovolgimenti di fronte e tante emozioni. Se nel secondo tempo avremo anche solo la metà delle occasioni da gol viste finora, i telespettatori non resteranno delusi. Un incontro per niente noioso, anzi direi molto competitivo. Si entra negli spogliatoi con due gol a referto, 1-1. Ecco il fischio d'inizio del secondo tempo. Gerrard cerca l'uomo là davanti. Cruyff. Ecco Fernando Torres. Occhio, può andare. Cruyff fa sportellate con il suo marcatore. Alaba con l'intercetto. Vieira. Nedved. Messi. Intercetta il passaggio, pericolo. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Palla in avanti verso il compagno. Calcio d'angolo per la Juventus. Messi sceglie tocco corto. Prova il tiro. Palla intercettata. Vedo una difesa cauta che lascia anche qualche metro. Ma perché questa marcatura leggera secondo te, Luca? Per non attaccare troppo la palla ed evitare di farsi superare in velocità con tocchi filtranti, direi. Vieira. Puyol. La mette in avanti. Vede la porta. Messi! Pallone troppo a sinistra, davvero una questione di centimetri. Ha fatto bene a provarci da quella posizione, meritava solo maggior fortuna.
L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Neymar può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Pallone lungo in verticale. Cerca l'uomo là davanti. Può andare in rete. Numero! Opportunità per Rashford. Nello spazio per Owen. Vieira. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Rashford. E trova il compagno. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Alisson dice di no. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Alaba riceve un buon cambio di gioco. Cruyff, buona opportunità. Palla filtrante per Messi. La gioca in profondità. Rashford. Ecco Owen. Vieira. Gioca una palla lunga. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Qui mi sembra un po' lontano, forse farebbe meglio a cercare qualcuno in area di rigore. Palla Vieira. Allarga il gioco a destra. Cross verso il centro dell'area. Stanno provando a cambiare un risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Vieira. Alaba. Vieira. Cruyff. Neymar. Colpisce. Palla deviata dal portiere. Sprecato per la verità una grande opportunità. Qui le opportunità vanno capitalizzate. È una partita tattica, difficilmente vedremo tante occasioni. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. C'è la palla lunga in avanti. Occasione, chance per tirare. E c'è il gol della Juve. E adesso possono tornare a controllare il match. È andato fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. Niente da fare per l'estremo difensore. Poteva solo sperare che non mantenesse la calma. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Gullit sul pallone. Cerca spazio. C'è qui deve tirare. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari.
Puyol. Tira. E adesso devono inventarsi qualcosa. Potrebbe anche essere l'ultima occasione. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Cafu ha spazio per affondare. Passaggio intercettato. Meglio in questa circolazione della palla. Non hanno più tanto tempo per rimediare. Trova il compagno in ottima posizione. Ottimo disimpegno, fondamentale. Vieira. Kraev. Passaggio smarcante. Neymar. Grande parata dell'estremo difensore. Non ha sbagliato nulla. Finisce così, non c'è più tempo. Erano in vantaggio, si sono lasciati raggiungere e superare. Come se avessero smesso di lottare su ogni pallone. L'allenatore dovrà lavorare su queste amnesie. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Oggi hanno offerto una prova decisamente opaca. Il fattore campo gli si è ritorto contro, si sono innervositi per lo svantaggio e il clima che si era creato sugli spalti e non hanno saputo recuperare. Si chiude qui il nostro collegamento. Grazie Luca per il tuo prezioso contributo. Un ringraziamento e un saluto anche da parte mia.
Buonasera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. È soprannominato affettuosamente il gommone, e beh, il motivo è sotto gli occhi di tutti. La partita è già cominciata. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Io credo Cavani, Fabio. L'uruguaiano è sicuramente uno degli attaccanti migliori al mondo. I suoi numeri parlano chiaro. Mi aspetto molto da lui. Cavani! Cerca di pescare il compagno col filtrante. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Fred. Scodella in avanti. Greenwood. Da lì può segnare. Grande intervento. Vale come un gol. La gioca in profondità. C'è l'opportunità per il contropiede. Shaw. Greenwood. Il Manchester United sta tenendo alti entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce, limitando l'avanzata degli esterni avversari. E per farlo li pressano alti, in modo da bloccare la loro azione proprio sul nascere. Esatto, bravo. Cercano di costringerli ad abbassarsi il più possibile, con il risultato di limitare i cross e i rifornimenti agli attaccanti avversari. Palla nello spazio, attenzione. Cristiano Ronaldo. Prova a verticalizzare. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Arthur. Non riesce a servire il compagno. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Bruno Fernandes. Si libera alla grande. Gioca una palla lunga. Prova a fare tutto da solo. Lindelof riconquista la palla. Palla filtrante per Cavani. Si fa largo con grande determinazione. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Si allunga e trova la palla. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Palla in avanti verso il compagno. Può calciare la rete. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Cerca spazio. Il portiere si oppone. Danilo. Dybala. La Juventus non è riuscito a fare nemmeno un tiro in porta finora. Prova il tiro! Ha provato ad ingannare il portiere puntando prima di tirare. Stava quasi per funzionare. E la difesa non si fa cogliere impreparata. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Chiellini, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Riceve un buon pallone dall'altra parte del campo. Mostrano un buon controllo del gioco. Chiesa! Trova il compagno Cristiano Ronaldo! E c'è il gol della Juve! Prima rete per la Juventus! È chiaro che il portiere non l'ha vista partire. Direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori. Si ricomincia dall'1-0. Chi altro poteva sbloccare il risultato?
è davvero l'arma in più di questa squadra. Si avvicina la porta, qui cerca il tiro. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Pogba. Bruno Fernandes. Non riesce a mantenere possesso. Provano a partire in velocità. Solo il porto a Chiesa. Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Rashford. Pallone lungo in verticale. Primo tempo che finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. 1-0 e siamo nell'intervallo. Si riparte per il secondo. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finale. Qui può partire il contropiede. Shaw. Bruno Fernandes. Shaw. Bruno Fernandes, pericolo in area, è ben posizionato e spazia via la palla. Ottimo scambio. Cavani la butta via e fa respirare la difesa. Fred riceve la palla, c'è il retropassaggio. Rashford in fuori gioco. Chiellini ci mette il fisico e conquista il pallone. Perde il duello fisico con l'avversario. Calcio di punizione per la Juventus. In questi casi difendere con tanti uomini in mezzo è una buona idea, Luca? Sì o no? Sì, orientativamente sì. Il rischio è che portando tanti uomini in area inevitabilmente scopri altre zone del campo. Tipo per esempio... Splendida reazione del portiere! La mette in avanti. Greenwood, Rabiot, di forza. Arriva Cristiano Ronaldo. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari, chiudendo loro la porta in faccia. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Cristiano Ronaldo. Fred. Lungo passaggio in avanti. Bruno Fernandes. Rashford. Bella palla, devi approfittarne. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Assolutamente. Inventa nello spazio. Fred. Allarga il gioco a destra. Rashford. Greenwood. Opportunità per Rashford. Vede la porta. Colpisce.
E sì, trova la rete. E proprio quando tutti li davano per spacciati, ecco il colpo di scena. Ha fintato e trovato l'angolo, davvero spettacolare. Non sapevano più come affrontarlo, li ha ubriacati tutti. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Si ricomincia da una situazione di parità. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la prova. Cerca lo spunto. Cerca una soluzione con la palla lunga. Juan Mata. Rashford. La gioca sulla destra. Tenta la conclusione. E c'è il gol del Manchester United. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo. Cosa ne pensi? Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol. E passano in vantaggio. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Ecco Morata. Morata. Palla intercettata. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Rashford cerca di servire il compagno in avanti. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo. Cavani! Il pallone è dentro! È un vantaggio importante, arrivati a questo punto della gara. E non poteva mancare un'occasione del genere. Mi sembra che la difesa qui abbia le sue colpe. Il giocatore che ha segnato era completamente libero, gli hanno lasciato troppo spazio e sono stati puniti giustamente. Mettono il sigillo sulla loro vittoria. Sì, direi quasi che è tutto deciso. Cerca l'uomo là davanti. Morata. Occhio alla conclusione. Spazza il più lontano possibile. E poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Finisce così. Non c'è più tempo. Fa sempre male perdere. Fa ancora più male quando sei stato avanti nel punteggio, quando hai avuto di fatto la partita in mano e poi te la sei fatta scivolare via. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Si vedeva dall'inizio che la sofferenza maggiore era proprio sugli attacchi centrali. Non sono stati mai capaci di chiudere in maniera efficace in quella zona del campo e alla fine hanno perso la partita. Ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Ricambio i ringraziamenti.